serata ideale, ma cercherò di dire il meglio che posso. Il tema è annunciato proprio all'inizio del libro, una riflessione sulla libertà che miri a riscoprire lo strutturale rapporto con l'autorità. È un gioco quanto mai interessante, si assumono i termini, i concetti che nella coscienza generale sono in contraddizione, in contrapposizione netta e irriducibile, si negano reciprocamente, tendono a confrontarsi con somma zero, e qui invece si ha la pretesa di coordinarli, anzi di farne del loro incontro il senso profondo. Il senso profondo della libertà, che è il grande problema. Un problema che, dice il testo, là nella prima tesi, veramente le tesi sono varie, ma a pagina 32 ce n'è una prima, e dice una cosa molto interessante, faccio prima dirlo. Pone in rapporto la libertà con il moderno. Il moderno è quasi il tutore della libertà, il promotore, si direbbe l'inventore, il garante. Il moderno è in crisi. È in crisi con l'eventualità della sua fine, già avviato o compiuta, e del suo superamento. E della libertà, che cosa ne è? Di questa libertà moderna. Ebbene, Andrea Grillo suggerisce proprio la importanza epocale della libertà, non soltanto per l'epoca finiente, ma per l'epoca che si apre, e addirittura suggerisce una via che dovrebbe rendere questa libertà feconda come lo è stata e senza i limiti e le costrizioni nella quale si è affermata e che l'hanno permesso certamente dei successi e dei trionfi, ma l'hanno anche decurtata sino a renderla oggi proprio il motivo della crisi dell'epoca che l'ha tenuta a culla, non dico battesimo perché era un po' laica, ma, e che appunto l'ha sviluppata. Ecco, questa è la situazione. Andrea Grillo dice chiaramente all'inizio, e io dico la verità, che credevo lo dicesse proprio lui, perché ho cominciato il libro un po' distrattamente dalla prima pagina, segno che ero già maledotto mentre cominciavo a guardare il libro, dicevo: guarda come Andrea ha preso certe movenze tipiche di un suo, ma anche mio amico, Salmo. E poi, andando un po' più avanti, ho visto che era Salmo che scriveva. E allora mi sono accorto che via non avevo proprio sbagliato l'intonazione almeno. Ecco. Comunque Salman dice, ma lui ripete, che il problema della libertà, e non solo quello, va affrontato su due dimensioni, l'una storica e l'altra teoretica. Due dimensioni essenziali. Ebbene, Andrea Grillo affronta proprio il tema della libertà in questa dimensione storica e in dimensione teoretica. Ho visto ora proprio mentre che parla di un exemplum, e ho visto che lo dice in latino, e sapete, questa è una sottigliezza, non è esempio, perché vedete, l'esempio è per noi è qualcosa che, avendo somiglianza con qualche cos'altro, permette di tracciare qualche analogia. Vedi, è come la bomba atomica, è come il ferro da stiro, che l'uno si attacca alla spina, l'altro no, è avanti questo passo, no?
L'exemplum latino non è questo, l'exemplum latino è una realtà concreta nella quale è possibile leggere proprio la struttura, le dimensioni portanti, dicevano in questo linguaggio, in questo, la essenza. Dunque l'exemplum è la cosa di cui si parla. Notate bene, l'exemplum è la cosa di cui si parla e la teoria non è l'oggetto del discorso, ma è lo strumento interpretativo della realtà di cui si parla. Questo è il senso. Ebbene, Andrea Grillo individua tre exempla. Il primo è quello del rapporto tra libertà, fede e democrazia oggi. Il secondo è quello interessante del fondamentalismo. È legato a quello il tema dell'ebreo, con una capacità di penetrazione di lettura che, guardate, non vi dico è originalissima, no, soltanto che è rifiutata, perché ogni volta che io ho sentito, ho avuto occasione di profilare il discorso un po' in questa direzione, e l'abbiamo fatto a volte anche in queste martedì, no? La reazione è stata subito: come? Tu allora ti metti contro gli ebrei di Auschwitz? Questo è il grosso problema. Ecco, gli exempla lui li ha trovati in questo modo, e io non parlerò degli exempla perché credo che il nostro amico Marco si impegnerà proprio su quelli e con una competenza sicuramente superiore alla mia, quindi è meglio che io lasci perdere e che svii subito. E verso che cosa svii? Verso queste sue famigerate tesi. Ma l'avete viste quante ve ne ha proposto, no? E cominciamo proprio, sì, se volete, da quella lì, pagina 32, se ricordo bene, pagina 32, dove dice: l'idea di libertà costituisce forse il concetto chiave per intendere il mondo moderno. Ecco quello che ho già accennato prima. E qui però comincia a svilupparlo proprio riferendosi al tramonto del moderno. Quindi qui trovate proprio sviluppato l'accenno che io ho appena fatto. Ma vedete, un po' dopo, partono altre quattro tesi e non ve le voglio leggere le quattro, ma vorrei leggervi delle quattro la quarta. È a pagina 64. State ben attenti. La libertà non è semplicemente altro dalla natura, né semplicemente altro dalla ragione, ma il divenire della riunificazione di natura e ragione in un futuro di pienezza e di compimento. Vedete, qui bisognerebbe fare un lunghissimo discorso nel quale vedremo anche proprio le ragioni della difficoltà per noi di comprendere la libertà. E il lunghissimo discorso dovrebbe partire proprio dai primordi della nostra cultura occidentale, dico della grecità, proprio perché lì si è parlato di natura e lì si è parlato di ragione. E il tema fondamentale, la tesi fondamentale, era quella della identità tra natura e ragione. Pensate velocemente, chi ne ha voglia e memoria, a Parmenide, per il quale si dà identità tra il reale e il razionale. L'idea è la parola, così che è potuto accadere che il termine logos significasse proprio questi elementi. E un altro greco ha usato, formulato ancora una terminologia più interessante, lo sfero. Lo sfero, che è la sfera, vale a dire è la rotondità
figura della pienezza, figura della perfezione, come quella nella quale queste dimensioni appunto formano la unicità, l'unica, vera, reale, indissolubile identità. Pensate che errore e peccato sono in questo pressoché impossibili, e se in qualche modo, direi quasi mitologicamente, dobbiamo dirne una possibilità, dobbiamo interpretarli come una ferita inferta in questa unità che la realtà stessa, con la forza della ragione, con tutta quanta l'energia del reale, è totalmente impegnata immediatamente a ricostituire, a ripagare. C'è uno dei pensieri dei presocratici che dicono appunto della necessaria vendetta di ogni lesione di quest'ordine. Quindi vedete, questo pensiero è un pensiero che ha trascorso tutta la nostra cultura. Se volete che faccia un piccolo salto, ma che benedica una buona formulazione abbastanza nota, è quella di Hegel, che il reale è razionale, identità tra il reale e razionale. Ebbene, perché vi richiamo queste cose parlando della libertà? È perché la libertà qui non esiste. Perché la libertà qui non può esistere. Voglio dire, quello che si denomina libertà non può essere altro che forse la parvenza, e si dice anche questo, ma comunque di una lesione della ragione e del reale, non altro. E se voi volete un altro richiamo veloce, visto che la testa mi salta, stasera salta anch'io, pensate alla tragedia greca. Che cos'è la grandezza della tragedia greca? È l'impossibile confronto di un singolo che a un certo momento, anche per aver compreso alcune norme che riteneva decisive, alcuni valori come l'amore per la famiglia, la fedeltà al padre, si è trovato contro il destino, di fronte al quale ha l'unica possibilità, ecco il senso della tragedia greca, di naufragare, di essere annientato, di essere annullato. Questo è il punto. E ora sa ancora, a un certo momento, dopo Hegel, è sorto il positivismo, lontanissimo da Hegel, se non su un punto. Ancora una volta, la ragione è quella capace di interpretare, di esplicare, proprio di svolgere, di dominare soprattutto la reale. E allora pensate un po', il positivismo che celebra il proprio trionfo, soprattutto in un pensiero grande, quello della evoluzione, interpretato nella forma dell'evoluzionismo. Ma lo sapete che cosa significa? L'evoluzione è una realtà, è una cosa. L'evoluzionismo, la teoria che interpreta l'evoluzione, ma lo sapete che cosa significa? Significa questo precisamente, a parte tutte le connotazioni, anche imperialistiche, perché il fatto che si dica che in biologia che vale è la lotta per l'esistenza, con la sopravvivenza del più forte, il fatto è quello che è, la interpretazione è quello che è, ma il modello interpretativo è quello dell'imperialismo guerresco e bellicoso, tipica figura del moderno, che il singolo e l'individuo è l'essere homo homini lupus. Vedete, è questa la continuità. Ebbene, cosa spiega l'evoluzionismo? Una cosa bellissima, che qualsiasi stadio della evoluzione, si parte da A, si giunge a B, si passa a C e poi via, via, via. Bene, ognuno di questi stadi, quando lo si è compreso? Quando C lo si è ricondotto a B e quando B lo si è ricondotto a A, attraverso delle regole, delle leggi necessarie, assoluto. Vale a dire, quando si è dimostrato che di novità non ce n'è un corno di niente. Questo vuol dire. L'evoluzionismo è la interpretazione che la realtà non evolve per niente. Voi pensate allora che cosa ne è della libertà, la quale nella coscienza dei popoli, non solo quella, intendendola come quella di Don Ferrante,
no? È questo. Libero è un atto, libero è un qualcosa che si presenta nella forma della irriducibilità alle sue condizioni. La caduta dal quinto piano per chi salta dalla finestra non è libera. Tutto più è libero il salto. Poi appena quando ha raggiunto quella libertà che era prima la necessità dell'appoggio sul pavimento, va giù per leggi di gravità. Gli resta tutto più, non so, se gli capita di pensare qualcosa o di dire quanto sono stato intelligente o stupido a gettarmi giù, ma non gli resta altro. Ebbene, la libertà è proprio questo, questo emergere di qualcosa che non è irriducibile a questa trama di leggi, a questa conseguenzialità necessaria che appunto il positivismo ha solennemente interpretato e che noi molte volte continuiamo a ripetere, anche se l'epistemologia più recente è ben lontana dall'essere rimasta a questo punto. E addirittura oggi, il mio oggi risale 15-20 anni fa, addirittura ha interpretato la scienza, le leggi scientifiche, nella forma, si dice, della entificazione dei limiti, se volete, della identificazione delle condizioni epistemologiche. Che vuol dire? Una legge oggi, sì, lo dico loro, io ve lo dico, cerco di spiegare. Una legge si può proporre come legge se nella dinamica che spiega ci mette dentro, insieme ai sassi che cadono o le piante che crescono, anche le condizioni culturali, scientifiche, gli umori, le preferenze dello scienziato, vale a dire l'arbitrio in definitiva o il casuale, soltanto la intromissione nell'ordine della legge di questa dimensione fattuale, occasionale della formulazione della legge, dell'esecuzione dell'esperimento, dell'esperienza che si fa, permette oggi di interpretare che cosa fa davvero la scienza. Ecco allora che questa pazzia di Andrea comincia a persino essere meno selvaggia. Vale a dire di dire che la libertà ha bisogno della storia, perché questo dice, ha bisogno della storia, vale a dire nasce nella storia, sorge dalla storia, si muove, si struttura, si istituisce, si costituisce come gruppo storico, entra in una dinamica che fa storia. Ecco la sua tesi, è una tesi che vedete, e ora mi fermo perché mi ha dato il tempo e non l'ho ancora superato, c'ho ancora 5 minuti sempre se decisi, ma allora sì che meriterebbe di andare a leggere le tesi, perché guardate che questo libro è un imbroglio, sapete, è un imbroglio, proprio una presa in giro di lettori poveri come me, perché leggono e poi si trovano del male capito. No, e ora te la spiego. Capitolo conclusione, in forma di tractatus, e tractatus vuol dire trattato, ma non, lui non dice tractatus, Salman me l'ha detto, perché ha detto che lui sa, conosce anche Wittgenstein, e il tractatus è quello di Wittgenstein, e tanto è vero che voi vedete che questa forma di tractatus comincia dai numeretti, 1-1, quelli sono la forma della numerazione del tractatus, logica filosofica di Wittgenstein, no? Ebbene, provate se vi capita a leggere tutto con molta attenzione, ma qui ci trovate davvero una struttura teoretica, vale a dire un trattato che ha bisogno almeno di un volume alto così per essere svolto. E se voi volete vedere le tesi principali, andate a vedere il numero 1, punto e basta, poi il numero 2, punto e basta, poi il numero 3, eccetera, eccetera, perché gli altri numeri sono suddivisioni di questo argomento enunciato, diciamo, nei numeri interi. Dico bene, ho capito bene. Bene, ma. E ora non ve li spiego, ma il primo ve lo leggo. Su ciò di cui non si può tacere, si deve parlare. Questa qui è una presa in giro.
è una presa in giro perché è il rovesciamento di una forma, la cita, lo dice, l'hanno inventato lui, lui l'ha rovesciato soltanto, Tractatus, che è l'ultima proposizione del Tractatus, va benissimo anche quello. Ma state a sentire, la scala con cui si è saliti al livello di un'asserzione definitiva e che poi si è gettata via, negando la possibilità di una tale asserzione, costituisce il primo e forse l'unico vero oggetto di indagine della filosofia. Qui mi fermo, non leggo più. Sapete cosa vuol dire? Vuol dire che lui tanto per me si colloca, sapete dove si colloca? Si colloca in un preciso punto della storia della filosofia, che si chiama Nuova Accademia, dove ci sono personaggi illustri, almeno uno lo conosciamo tutti. Ve lo ricordate quel Carneade di cui parla Manzoni? Beh, è qui, ma è in questo capitolo qui. Dico bene, no? Carneade e qualche altro Sesti Empirici e altri ancora sono personaggi i quali hanno adoperato questo bel modello, bell'esempio per spiegare l'ordine. Dice sì, tu concludi col fatto che non conosciamo niente. Ma com'è possibile? Come arriviamo a sapere che non conosciamo niente se non conosciamo le knowledge? Noi ci siamo arrivati perché abbiamo la scala. Ma arrivati al punto la scala la possiamo gettare via. E cosa vuol dire? Riusciamo ad arrivare a un punto che ci è permesso da una scala che però poi neghiamo e rifiutiamo. E questo è uno dei modelli, ma ne fanno anche altri. Ve ne dico altri due. Uno è bello, è quello della punta, ci vedete che ci sono anche dei medici, no? Quindi il purgante dice, è un altro dei modelli, perché dice la purga è qualcosa che tu ingoi, ti pulisce, ma ti pulisce anche dalla purga. Quindi secondo la scala, secondo il modello, il terzo più bello, poi mi fermo, il fuoco che brucia tutto e poi spegne anche se stesso. Questo era, pensate, la evoluzione, sicuramente più intelligente, dello scetticismo antico. E lui si confronta con questo. E ce la rifila, avete capito? Che bella furbizia, eh? Per fortuna che io avevo delle note di vicino. Ma altrimenti uno lo legge e non se ne accorge mica. Ma lui fa questo discorso. Però che non si creda, eh? Lui non solo crede, ma che non ve lo faccia credere a voi di essere il primo. Perché c'è nessun altro che ha studiato questo. Si chiamava Agostino, detto anche Santo Agostino, no? Perché il grande conflitto e confronto dello scetticismo di Agostino, quello scetticismo che poi lo condurrà a quella famosa affermazione, no? Si fa lo sum, è proprio questo. Ma notate, Agostino è immensamente più intelligente di quelli che hanno commentato si fa lo sum. Tant'è vero che lui non dice che è un argomento, ma dice, ecco, vi dico quello che dice, bellissimo, se la prende con Carneade. Dice, caro Carneade, tu dal tuo antro cerchi di tirarmi le tue frecce, ebbene io ti scaravento contro un accidente che non so quanto se ti colpisce, ma se ti colpisce ti fracassa ben bene, io intanto poi continuo per la mia strada. E la continuazione per la sua strada dicendo io non ti sto a confutare perché forse sei inconfutabile, però ti mostro la possibilità di un altro discorso, perché questo è il senso di Agostino, è proprio legato. Ma voi capite allora cosa succede? Succede che questo signore sotto questi esempi che magari ci affannano, perché ovviamente io stasera sono qui soprattutto per sentire parlare dei dico, no? E però quando leggo questo libro, leggi chiaro perché l'ho letto male, devo rileggerlo in questi giorni, ma non ce l'ho fatta. Lo leggi chiaro, ma quello leggo bene. Ho detto, altro che dico io stavolta. E dico esattamente questo, vale a dire, vedete, lui sta proponendo in questa serie di tesi un ripensamento globale dell'essere e del non essere, di ciò che sta e di ciò che diviene. E proprio in questo ripensamento egli vede la possibilità
di una valorizzazione di quella libertà che è stata tante volte professata, sognata, sperata, che in tanti casi ha fatto dei processi e dei progressi effettivi, si è affermata in certe direzioni, e credo che Marco toccherà specificamente ambiti dove questa libertà è diventata storicamente significativa, ma qui ci dice: guardate, le condizioni perché questi discorsi abbiano un senso e dunque perché la libertà sia compresa in maniera tale da non doversi negare, da non doversi negare, proprio per lo sviluppo che ha raggiunto e che la fa somigliare quasi identitariamente alla propria negazione, vale a dire all'arbitrio, all'arbitrio. Ebbene, se non riusciamo davvero a ripensarla, forse la salviamo, e se noi salviamo la libertà, comunque lo dobbiamo proprio alla possibilità non soltanto di tutta una serie di cammini, di processi storici, concreti, esistenziali, personali che dobbiamo percorrere, ma anche da una nuova impronta, da un nuovo indirizzo che interessa la nostra storia in tutte le sue dimensioni, proprio quelle dove la libertà ha già giocato, ha già detto molto, quella giuridica, quella politica e non da ultimo quella ecclesiale. Grazie.